Durante il matrimonio, il senzatetto prende il microfono in mano e tutto cambia. Le persone rimangono senza parole. John ricorda solo una cosa, di essersi svegliato in un ospedale 5 anni prima. Ai tempi non sapeva nemmeno il suo nome. Dopo una parziale guarigione, è stato cacciato dall'ospedale. Non aveva carta di identità o qualunque altro documento con lui. Probabilmente li aveva persi prima. In ospedale cominciarono a chiamarlo John per la marca della maglietta che aveva addosso durante il ritrovamento e la guarigione. Un'infermiera gli spiegò che era stato ritrovato a lato di una strada, semicosciente e sofferente, accanto a lui una macchina che stava andando a fuoco. Ma niente di più. Non avevano trovato documenti o qualsiasi altra cosa che potesse aiutarli ad identificarlo. La macchina era stata letteralmente schiacciata e la targa non si leggeva più. Nonostante il vuoto di memoria, la sua amnesia non era grave. Poteva risolvere molto presto, ma servivano stimoli, qualcosa che potesse aiutarlo a ricordare. Venne rilasciato molto prima, visto che non potevano tenerlo senza soldi. Infatti, fino alla guarigione parziale, aveva pagato un'associazione benefica. Dopo il rilascio, il primo giorno aspettò ore ad una fermata dell'autobus senza sapere dove andare. Insomma, non aveva memoria nemmeno dell'ultimo posto in cui era stato. Proprio lì, però, trovò una persona, un uomo che stava tornando a casa da lavoro. Vedendolo, chiese se avesse bisogno di aiuto. Ovviamente disse sì, John, ma non sapendo nemmeno dove si trovasse in quel momento, rimase zitto per un attimo con lo sguardo basso. Che tipo di aiuto gli serviva? Capì in quei secondi che la sua vita era vuota, senza niente, amici, parenti o una casa appunto dove abitare. L'uomo, di nome Richard, lo vide affranto e decise di dargli una mano. «Andiamo, ti compro qualcosa da mangiare e parliamo». Gli prese un panino e dell'acqua e cominciarono a parlare. John non sapeva nulla, ma si ricordava alcune cose come se la memoria li avesse lasciati lì apposta per dargli un po' di sollievo. Si ricordava l'odore della lavanda e quanto gli piacesse, si ricordava qualcosa di quello che aveva fatto da piccolo con i genitori, specialmente di un viaggio al mare. Si ricordava poi di come aveva concluso le scuole medie con il massimo dei voti. L'uomo infine disse, «Devo proprio andare, sarò in ritardo oggi di sicuro, ma volevo parlare. Sai che ti dico? Cerca questo posto. È un rifugio dove faccio beneficenza. Digli che ti manda Richard e troveranno una branda per te». John, commosso, lo ringraziò e ci andò subito. Arrivato, lo fecero accomodare e gli diedero un posto letto almeno per un po' di giorni. Alcuni gli chiesero da dove venisse, cosa ci facesse lì, ma lui non rispose. In fondo, non sapeva cosa dire. Da lì continuò per un po' la sua vita nel bene e nel male. Si svegliava e mendicava, ma allo stesso tempo cercava di ricordare quello che era successo. Però, forzando, gli veniva solo un terribile mal di testa. Così si mise l'animo in pace con semplicemente tanti dubbi in testa. Chi era, da dove veniva, perché ha avuto un incidente e tanto altro. A volte rincontrava Richard, con cui parlava un po'. Parlando di ricordi rimasti, gli venne in mente una canzone. Non ricordava da dove provenisse, ma continuava a canticchiarla in testa, una canzone sull'amore e sul voler bene. Che gli dava calma ogni volta che si sentiva agitato. Cominciò poi a cantarla anche nei momenti tranquilli, al rifugio dove hanno imparato a conoscerlo proprio per la sua voce. Lo chiamavano John il cantante senza tetto. Un giorno John e Richard uscirono a fare spesa e sentirono una banda di strada suonare degli strumenti. Subito John si mise con loro a cantare un pezzo. Era come se avesse una cosa naturale per il canto. In più la canzone che stavano suonando era un'altra che proveniva dalle sue memorie, una abbastanza anche mainstream. Era felice di sapere qualcos'altro del suo passato. Da lì quasi ogni giorno cominciò ad andare in quel punto per poter cantare con la banda di strada, che era felicissima di accoglierlo perché portava molte persone incuriosite. Da lì cambiò ancora una volta però la vita di John. Dopo circa 3 settimane la banda dovette andar via. Avevano un'altra città da visitare per quel mese. John, triste, non seppe cosa fare. Amava cantare con loro, ma uno gli disse, «Perché non canti anche da solo? Tieni questa chitarra acustica, potresti guadagnare dei soldi». Illuminato dal suggerimento, iniziò veramente a suonare e cantare. Scrisse anche un cartello poi, «Ditemi cosa suonare e realizzerò il vostro desiderio per $1». Per 2 settimane continuò da solo il suo percorso. La musica era l'unica cosa che lo teneva in vita, che gli cambiava le giornate, e vedere le persone passare davanti a lui e rimanere sorprese dal suo talento era la cosa che più gli piaceva. Continuò poi per 2 anni. In quei 2 anni aveva imparato tante altre canzoni, ma ancora la memoria non era tornata. Passiamo ora dall'altra parte della città e vediamo la storia di Jim e Clara. La coppia, che stava insieme da 5 anni, aveva deciso di sposarsi in quel periodo. Un matrimonio che avevano organizzato da tempo.
ma che avevano spesso rimandato a causa di alcuni imprevisti. Stavano così organizzando la cerimonia, un momento che sarebbe stato ricordato a lungo. Avevano addirittura assunto un designer per i loro abiti, una persona esperta, molto costosa, che li avrebbe fatti su misura. Avevano già scelto poi dove andare in vacanza e tanto altro. Clara, specialmente, voleva un matrimonio perfetto, in onore del suo defunto padre. L'aveva perso 3 anni prima e non si è mai data pace da allora. Il fratello propose di diventare lui il testimone per il matrimonio per sopperire alla mancanza. Anche lui è ancora provato dalla perdita. Insomma, tra tante gioie e anche tanti problemi, infine, erano arrivati alla settimana del matrimonio. Avevano fatto un viaggio in auto, però, di 2 ore per arrivare alla location. Vicino alla loro città non c'erano tanti posti, tanti location disponibili. In quel periodo erano state prenotate tutte. Così dovettero scegliere più lontano. Ma non vollero accontentarsi e comunque scelsero un posto molto costoso e bello. Mancava quindi una settimana, ma ancora i problemi non erano finiti. La band che avrebbe dovuto suonare il matrimonio non sarebbe riuscita ad esserci a causa di un problema agli strumenti che erano stati danneggiati. Disperata, Clara chiese al fratello se conoscesse qualcuno, ma lui propose al matrimonio di mettere al massimo il cellulare con le canzoni. Non c'era proprio tempo per trovare un'altra band. Lei a malincuore accettò, con le lacrime agli occhi, poi. Giorni più tardi, però, successe l'inaspettato. Durante una camminata, Jean trovò un senza tetto che stava cantando, proprio John. Gli chiese di suonare la canzone che in teoria avrebbero dovuto suonare al matrimonio e John riuscì a replicarla in modo eccellente. Jim, incantato con i suoi amici di fianco, non poté credere alla bravura di quell'uomo e gli propose una cosa senza pensarci poi troppo. «Vorresti cantare per me al mio matrimonio?» Gli amici lo guardarono come a dirgli «Pensaci bene», ma Jim sentiva qualcosa, che quell'uomo sicuramente non avrebbe rovinato il matrimonio, ma l'avrebbe migliorato. E gli sembrava anche di averlo già visto da qualche parte, ma non era sicuro. La folta barba rendeva John completamente irriconoscibile dai vecchi tempi. «Se riuscirai magari a metterti un minimo a posto, allora dai, potrai venire e ti pagherò anche, va bene?» disse Jim. Voleva avesse un minimo di decenza così da non sfigurare. Non l'aveva detto in modo arrogante o cattivo, non voleva Clara, ecco, si innervosisse. Spiegò a John che il matrimonio era costato tanto e che volevano tutto fosse a posto nei minimi dettagli. Dopodiché andò via con i suoi amici e John cominciò a cercare un abito elegante. Vide un negozio che affittava appunto abiti eleganti a poco prezzo. Si guardò le tasche e trovò abbastanza denaro per tenere il vestito almeno un giorno. Erano gli ultimi soldi guadagnati della settimana, ma volle farlo per non sfigurare e guadagnare qualcosa cantando ancora, specialmente perché era un matrimonio e non aveva mai cantato ad un matrimonio in quegli anni. Infine quindi arrivò il giorno. Non si mostrò subito alla sposa, andò solo a chiedere a Jim quando avrebbe dovuto suonare. E lui disse appunto di rimanere nell'ombra per fare una sorpresa a Clara e suonare quando sarebbe entrata lei. Gli diede subito un anticipo dei soldi per fargli capire che contava su di lui e John non voleva quindi deluderlo. Durante l'entrata della sposa e dello sposo quindi cominciò a intonare e Clara rimase senza parole. Non capiva da dove arrivasse la musica, ma era sorprendente, quasi da farla piangere, e ringraziò di cuore Jim per la sorpresa. Anche le persone all'interno della chiesa erano rimaste senza parole. E dopo aver finito la prima canzone, chiesero subito il bis, un'altra canzone. John, pensandoci quindi, mise la canzone con cui aveva iniziato questo viaggio dopo l'incidente. Lovers, fighters, through every dream, we'll be hand in hand. Le persone si misero quasi a piangere. Alcune commosse si chiesero da dove venisse quell'uomo. Proprio lì Clara smise di ballare. «Dov'è? Voglio vedere l'uomo!» John era in una sala a parte, dove nessuno poteva vederlo visto che era insonorizzata. Una specie di sala di controllo da cui trasmettere alle casse del matrimonio. Così Clara corse lì dentro. «Sei tu! Questa canzone l'hai scritta per me, me lo ricordo!» Abbracciò forte l'uomo piangendo. «Sei proprio tu!» John non capiva, ma sentito il suo vero nome e quello di Clara, cominciò ad avere forti mal di testa. «Tu sei Ryan, mio padre, ne sono sicura, io sono Clara. La canzone l'hai scritta per me dopo la morte della mamma». Svenne e lo portarono velocemente in ospedale, dove si risvegliò con Clara e suo fratello che lo abbracciarono ancora una volta. John cominciò quindi a ricordare cos'era successo. «Ora ricordo, io ho avuto un incidente in questa città anni fa. Stavo tornando a casa dopo aver suonato con la mia band. E mi sono ritrovato travolto da un camion che non mi aveva dato la precedenza. Il camion aveva letteralmente schiacciato la macchina, l'aveva distrutta. I miei documenti li avevo dimenticati al bar quella sera, dove avevo suonato con la mia band. Per quello non sono mai riuscito a capire chi fossi.
La targa della macchina era distrutta e non si capiva più niente. Clara, ora mi ricordo, e anche di te mi ricordo, Lucas, siete i miei figli. Vostra madre è morta prima di me a causa di una malattia e siamo rimasti solo noi tre. Mi dispiace avervi lasciati così a lungo. Con le memorie ritrovate, infine, tornò a casa e ringraziò Jim per averlo trovato quel giorno. Quest'ultimo l'aveva visto una sola volta, visto che era in tour Ryan, ma qualcosa si ricordava, anche se non chiaramente. Alla fine Ryan ha salutato tutti i suoi amici conosciuti in quella città in quegli anni, anche i senza tetto, che torna a trovare ogni mese almeno una volta con tante cose diverse. La sua carriera musicale da allora non si è ripresa, però. Il suo gruppo, a quanto pare, aveva assunto un'altra persona, un sostituto, e questo sostituto si era dimostrato così bravo, infine, da rimanere. Non potevano permettersi di perdere i giorni di tour, ma lui non dispiace più di tanto. Ogni tanto si mette in città, in centro città, a suonare e passare delle giornate felici con persone diverse, e ciò gli basta. Spera solo di continuare a guadagnare questi piccoli spicci e stare vicino a sua figlia.